La Vaddarica è una cultivar di oliva che si riscontra nella zona nebroidea e in particolar modo nel comune di Mirto. Fa parte delle 27 cultivar delle IGP Sicilia dell'olio extravergine, ma che rischia di scomparire. Per questo motivo il comune mirtese ha sviluppato un'azione di salvaguardia di questo tipo di cultivar, collaborando con delle aziende territoriali. Il primo atto è stato quello di inserire l'oliva vaddarica tra i prodotti di denominazione comunale DECO, uno strumento finalizzato a valorizzare quei prodotti agroalimentari legati alle tradizioni locali. In passato la vaddarica era conosciuta meglio come la scarsitta di Mirto e veniva preparata in salamoia per poi essere venduta agli ambulanti provenienti da diverse parti della Sicilia. Adesso, grazie all'aiuto delle aziende agricole, si potrebbe ampliare il progetto ad altre tipologie di prodotti come i salumi, formaggi e miele. Abbiamo iniziato un percorso che dura da 4 anni, dove si sta da un lato tutelando, perché si era un po' persa la cognizione di questa cultiva, che era conosciuta in Sicilia anche come la scarsitta di Mirto, proprio perché veniva utilizzata soprattutto come oliva da tavola. Voi sapete che in Sicilia abbiamo una cellara del Belice, però ecco, in questo territorio manca questa oliva, quindi si sta puntando su questa cultiva come oliva da tavola. Le aziende cominciano a crederci. E sono state già fra innesti e nuove piantine piantate, siamo circa 400 nuove piante, altre 400 sono in un vivaio, quindi speriamo già nel prossimo anno di avere 800 piante. Dopo circa 6 anni di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, siamo partiti a studiare la tecnologia blockchain agli albori, siamo stati una delle prime società al mondo a poterla applicare in campo agroalimentare. Adesso ci troviamo qua, diciamo, a dare questo contributo tecnologico a questo progetto proprio per valorizzare un prodotto del luogo. L'obiettivo nostro è quello di favorire un modello di agricoltura diverso, un'agricoltura biologica in questo caso, quindi più vicina alla natura, no? E soprattutto anche una educazione alimentare, eccetera. In particolare questi progetti territoriali a noi piacciono molto, perché attorno ad un prodotto si crea una cultura, no? E oggi come oggi è estremamente interessante fare in modo che queste cose vengano conosciute, perché il turismo e l'enogastronomia oramai viaggiano insieme, viaggiano di pari passo. Quindi il far conoscere nel mondo certi prodotti è importante. L'elemento di tracciabilità è fondamentale, perché come ben sappiamo di falso italiano ce n'è tanto in giro, e noi vorremmo invece che il food italiano potesse essere certo il consumatore anche a livello europeo di che cos'è che stiamo producendo, di dove nasce e qual è il percorso per arrivare al prodotto finito.